si aspettava una partita del genere, una squadra che ha dominato praticamente la partita, salvo in qualche frangente. Siete anche andati in crescendo, anche nel secondo tempo, un po' il contrario di quello che è stato il Lanciano, che è un po' abbandonato un po' la partita negli ultimi istanti. Potevate anche segnare più di quei 5 gol. Sì, però questa è una partita che assolutamente non fa testo, quindi sì, era importante partire col piede giusto. Siamo partiti bene perché abbiamo la possibilità di avere una rosa ampia. Qualche ragazzo oggi è rimasto fuori, il mio pensiero va soprattutto a chi è rimasto fuori tra addirittura la panchina. Tra l'altro in panchina io avevo il giocatore più forte che non ha giocato, secondo me, come talento, che è Anas Gramellà, che sarà pronto, spero a brevissimo, anche se era già pronto oggi. Quindi il mio pensiero va ai ragazzi che stanno lavorando, domani ci rivediamo ancora, non molliamo niente, e va ai ragazzi che stanno fuori, perché loro sono stati la nostra forza anche oggi prima della partita, quindi è stata una partita molto emotiva e c'è stato questo. Da un punto di vista tecnico e tattico c'è tanto ancora da vedere e da lavorare, perché assolutamente non siamo ancora pronti per essere solidi durante tutto l'arco della partita. Insomma, però mister, una grande partita è stata quella di oggi. Cosa c'è da migliorare per puntare a quello che sappiamo tutti è l'obiettivo del Chieti, vale a dire la Serie D? Dobbiamo migliorare tecnicamente, giocare più semplice, più veloce, però mi rendo conto che non è semplice, perché oggi in alcuni momenti la partita sembrava di due squadre stanche, ferme, è normale, diciamo che è normale, però abbiamo tempo ancora per lavorare, cominciamo già domani, però ancora ci vuole tempo, non siamo assolutamente una squadra al momento, potenzialmente lo siamo, ma come gamba e come prestazione atletica, nonostante stiamo lavorando bene, ancora non siamo pronti. E mister, si è giocato finalmente su un terreno di gioco all'altezza della situazione? Ma sì, a me quando l'altra volta era inguardabile il campo, invece adesso l'amministrazione, vedo che è qui presente, sembra che è poca cosa, invece è tantissimo, cioè avere anche una città che spinge, perché Chieti è una città che merita questo tipo di attenzione, e quindi se loro anche ci danno una mano noi possiamo veramente spingere. Poi dove arriveremo non lo so, ma è certo che noi onoreremo la maglia, lotteremo, suderemo e domenica siamo pronti alla battaglia. Ecco, insomma, contro un avversario anche importante come il Delfino Flacco Porto. Difficilissimo, è un campo loro che conoscono bene, un allenatore molto bravo e preparato che sa preparare questo tipo di partite, però noi dobbiamo andare a fare risultato, a prescindere da tutto quello che può essere l'avversario. Quindi, però è una partita veramente, veramente complicata, da vincere però.